Anche quest'anno ICMQ è presente al SAIE, siamo nel padiglione dedicato al BIM, anche perché, come avevamo già detto l'anno scorso, abbiamo dei servizi innovativi per quanto riguarda la certificazione delle competenze, sia per le persone sia per le organizzazioni. Per quanto riguarda le persone, abbiamo uno schema di certificazione che certifica tre tipologie di competenze. Il primo è il BIM Specialist, cioè colui che è uno specialista dello specifico software. Poi abbiamo il BIM Coordinator, ovvero sia il coordinatore di una commessa che deve interfacciare diversi professionisti che usano anche software diversi. E poi abbiamo la certificazione anche del BIM Manager, che oltre ad avere le competenze su più software è anche colui che gestisce l'organizzazione da un punto di vista BIM. Ricordo sempre che il BIM non è un software, un hardware, ma è un metodo di gestione dell'appalto, della progettazione, realizzazione e poi manutenzione dell'opera. Questo schema sarà, credo, entro la fine dell'anno, appena uscirà la norma UNI, che è in via di ultima definizione, sarà rivisto per adeguarlo allo schema. Quindi ICMQ sarà sicuramente allineata alla norma UNI e l'altra cosa che faremo, chiederemo l'accreditamento per avere uno schema che sia accreditato anche da Credia. Questo per dare maggiori garanzie al mercato sulla nostra competenza, indipendenza e imparzialità. L'altro servizio che offriamo, ed è l'unico credo in questo momento in Europa, è la certificazione del sistema di gestione delle competenze per un'organizzazione. Quindi certifichiamo il sistema di gestione di una stazione appaltante, di uno studio di progettazione, di un'impresa. Abbiamo già fatto molte certificazioni, anche di grossi società di ingegneria come Italferr. Abbiamo fatto studi di progettazione verticale, il primo studio che si è certificato è un impiantista, lo studio Arriatta. E adesso stiamo continuando con le maggiori società di ingegneria a livello italiano. Abbiamo anche delle stazioni appaltanti, abbiamo già certificato l'ospedale Galliera di Genova, ci sono altre stazioni appaltanti e continuiamo. Direi che quello che possiamo vedere dal mercato è che c'è parecchio interesse per questa certificazione. Credevamo fosse un po' troppo all'avanguardia per il panorama italiano, invece abbiamo visto che le aziende rispondono bene, c'è molto interesse, proprio perché credo che oramai sia importante sul mercato qualificarsi, dimostrare la propria capacità e la propria eccellenza.